Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme in realtà per parlare sia di football che di FIFA 22. Infatti si è creata una situazione abbastanza particolare per quanto riguarda le licenze della Serie A. È ufficiale ragazzi, sui football non ci sarà tutta la Serie A, nel senso che il logo della Serie A sarà presente originale, come abbiamo visto in alcune carte appunto rilasciate dalla Konami negli vari annunci che ha dato sul suo sito, in cui si vedeva proprio il logo della Serie A. Però la maggior parte delle squadre partecipanti alla Serie A sarà fake, con stemmi fake, nomi fake e divise completamente fake. Ovviamente in eFootball si possono inserire file option, quindi si va ad ottemperare a questa mancanza. Perché saranno in esclusiva sui football? Cosa c'entra FIFA 22? Adesso ve lo spiego, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Inoltre voglio ricordarvi che questo video è offerto dalla Galactic Games ASD. Potete comprare tutto il nostro merchandising tramite il link che vi lascio in descrizione. È un ottimo modo per supportarci, quindi mi raccomando, se avete la possibilità, fatelo. Passate anche dal nostro gruppo Facebook dedicato a FIFA 22, gestito da me e dalla Galactic. Trovate il link in descrizione. Ragazzi, iscrivetevi, potete pubblicare tutto ciò che volete inerente a questo splendido videogioco. Ok ragazzi, andiamo a dare un'occhiata al video rilasciato proprio sul canale ufficiale della Serie A, che annuncia la licenza esclusiva per alcune squadre proprio per quanto riguarda FIFA. Ecco perché non ci saranno le licenze di queste squadre su eFootball. C'è una cosa molto interessante per quanto riguarda gli appassionati di FIFA, anche se non hanno dato l'annuncio ufficiale. Guardate cosa si è visto nel video rilasciato proprio sul canale della Serie A. C'è scritto Powered by San Siro, by Stadio Renato Dallara, by Artemio Franchi. Ecco, Powered by Venezia, quindi potrebbe significare anche che c'è lo stadio di tutte queste squadre e anche quello del Venezia, perché ovviamente sappiamo già per certo le squadre che saranno in esclusiva su FIFA 22 e che quindi non ci saranno al 100%, o meglio ci saranno ma come squadre fake sui football. Si tratta del Bologna, del Cagliari, dell'Empoli, della Fiorentina, del Genoa, dell'Hellas Verona, dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Salernitana, della Sampdoria, del Sassuolo, dello Spezia, del Torino, dell'Udinese e del Venezia. Per quanto riguarda il Napoli non è licenza esclusiva, infatti ci sarà anche sui football per quest'anno, mentre dall'anno prossimo non ci sarà proprio più in FIFA ma ci sarà solo in eFootball. Questo per quanto riguarda il Napoli. Ovviamente non c'è nella Roma, non c'è la Juve, non c'è l'Atalanta e non c'è la Lazio, perché sono esclusive di eFootball. Come dicevo, non ci saranno le licenze in eFootball, tutte queste squadre saranno presenti con licenza ufficiale solo in FIFA, ma ci sono degli stadi come il Dallara, come il Franchi, come probabilmente lo stadio di Venezia, adesso vedremo un po', che siccome sono comparsi nel trailer, oddio, non è comparso lo stadio del Venezia, è comparsa solo la scritta Venezia, però per quanto riguarda il Dallara e l'Artemio Franchi si è proprio letto, quindi potrebbe essere che questi stadi magari saranno aggiunti in seguito, oppure addirittura saranno già presenti all'uscita di FIFA 22, così a sorpresa, magari come regalo per gli appassionati italiani. C'è tanta roba in Serie A, c'è la pecca però, non è presente la Serie B, nemmeno come calcio B. Non ci sarà, è quasi sicuro al 100%, non c'è stata ancora l'ufficialità, però vi dico già che nella beta non era presente alcuna Serie B, nemmeno sotto forma di calcio B, quindi di Lega fake, niente da fare. E ci sono pochissime possibilità che all'uscita ci facciano la sorpresa facendoci trovare all'interno del gioco calcio B. Pochissime possibilità, cambierebbe tutto perché... comunque non dico che andrebbe a compensare la mancanza di Juve, Roma, Napoli, no Napoli c'è quest'anno, però Atalanta e Lazio, ma comunque sarebbe un motivo in più per un pensiero a una carriera in Italia, in quanto almeno c'è la Serie B, però dubito fortemente. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in questo mio breve video dove vi ho spiegato alcuni dettagli per quanto riguarda le licenze tra FIFA 22 e eFootball. Adesso credo che voi abbiate le idee molto più chiare in merito. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo video e fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questa situazione. Io vi ringrazio e vi saluto. Un abbraccio dal vostro Simo Play. Bella ragazzi!
Magic in my life.